Dappertutto vedo servi felici, uomini e donne che vivono contenti dei privilegi ottenuti, servendo i potenti che comandano l'Italia. Sono servi perché hanno barattato la libertà in cambio di privilegi. E sono felici perché non si rendono conto di ciò che hanno sacrificato. Appartengo ai forti, eppure provo una sensazione di disagio. Dopo aver trascorso gli ultimi 20 anni nelle redazioni e negli uffici dei potenti, voglio raccontare come funziona il sistema che in Italia controlla la finanza e i mezzi di informazione. Appartengo al sistema e dunque ho scelto il nome di Elio Rossi per raccontare le gesta dei professionisti del potere. Quando tra gli affreschi della Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, nel centro storico di Roma, partecipai a una grande tavola rotonda organizzata dalla fondazione intitolata Lorenzo Necci, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, più volte al centro di indagini per corruzione da parte della magistratura, scomparso nel 2006. Ricordo l'alternanza al microfono per minuti incessanti del presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci, del presidente dell'autorità portuale di Venezia, Paolo Costa, del presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, del presidente di Impregilo, Massimo Ponsellini. Ricordo come quasi tutti non mancassero di revocare ammirati la figura di Necci, mentre la figlia veniva baciata in prima fila da un via vai di ministri e sottosegretari, seduta tra le facce mute e immobili di uomini obesi e donne con i capelli tinti, coppie potente collaboratori che si scambiavano di tanto in tanto confidenze nell'orecchio, si passavano pezzi di carta estratti da cartelle segrete piene di meschinità, nero su bianco. Ci vuole coraggio, d'un tratto alzò la voce dal palco il presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, Luigi Grillo. Tutti erano lì e lui osservava tutti, i convegnisti, e tutti erano lì per lui, Bruno Ermolli, 71 anni, cacciatore di teste del Presidente del Consiglio, il vero burattinaio occulto della Tavola Rotonda, vicepresidente della Fondazione Teatro della Scala di Milano, consigliere di amministrazione di Mediaset, Mondadori, Mediolanum e Fininvest. Anche lui era nella sala affrescata, confuso tra gli altri, apparentemente uguale agli altri, ma da tutti riconosciuto e salutato. Era lui l'uomo che guardava sfilare sul palco il popolo delle scimmie e che ancora una volta, al momento opportuno, avrebbe dispensato a nome del capo cariche e incarichi. Ed era per lui che ciascuno al proprio turno si sgolava dal palco. Ci vuole coraggio, sembrava dirgli Grillo, già indagato per concorso morale in aggiotaggio titolare di un conto corrente in Liechtenstein, come emerso da un'indagine dell'Agenzia delle Entrate. Questa, pensai, è la giungla del popolo delle scimmie, dove la memoria e la vergogna non esistono. Io stesso, in alcuni passaggi della mia vita professionale, ho fatto parte di coloro che si sono piegati, perché non sono un eroe né un cocciuto. I cocciuti e gli eroi sono come granelli di sabbia nell'ingranaggio e quindi vengono rimossi o emarginati. E i loro tentativi di opporsi spesso finiscono per essere velleitari. La macchina è potente e ben oliata e stritola senza il minimo sforzo chiunque tenti di fermarne gli ingranaggi. Con questo meccanismo i professionisti del potere si garantiscono la permanenza al vertice del sistema e fanno in modo che il popolo non abbia gli strumenti per cacciarli quando sbagliano. Io voglio stringere un patto con i miei elettori. Non vi dico quale mestiere faccio, ma in cambio vi dico tutto quello che vedo. Vi svelo tutto quello che è capitato e tutto quello che capita davanti ai miei occhi, in diretta, con l'obiettivo di dire ciò che a me pare sia la verità. Il mio unico scopo, raccontare che cosa sta accadendo, voglio raggiungerlo impegnandomi a fare in modo che la mia verità sia conosciuta e compresa dal più gran numero di persone.